Benvenuti al punto la trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Anche oggi argomenti di attualità da approfondire con i nostri ospiti che andiamo subito a conoscere. Carla Casciari del Partito Democratico, vicepresidente del Comitato per il Controllo e Valutazione. E poi Emanuele Fiorini, capogruppo della Lega, vicepresidente della seconda commissione. Benvenuti. Grazie. Partiamo con eh, il piano periferie che è stato oggetto dell'ultima seduta a consigliare, eh, oggetto di una mozione che poi è stata votata eh, quasi in maniera unitaria, c'è stata eh, l'astensione al voto di Lega e 5 Stelle, votata invece dagli altri partiti della maggioranza e da alcuni delle opposizioni. Cos'è il piano periferie? So, erano dei eh, finanziamenti, delle risorse per alcuni progetti, soprattutto dei comuni di Perugia e Terni. Eh, predisposte dal governo precedente poi sono state eh, diciamo così tra virgolette bloccate dal nuovo governo le ultime novità eh, sono quelle di un incontro del Presidente del Consiglio Conte con l'Anci e l'impegno del Presidente del Consiglio eh, che nel primo decreto successivo alla conversione delle mille proroghe verrà prevista detto, una norma per dare la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata e la prosecuzione di quelli già esecutivi. Questo è l'impegno, eh, comunque, diciamo che questo piano non fa parte delle mille proroghe. Eh, Fiorini, lei si è astenuto nella eh, trattazione della mozione in aula, ma è ottimista perché poi qui parliamo delle Comuni Italiane e del Comune di Perugia che aspettano diciamo, queste risorse. Ma allora eh, io sono molto ottimista perché sapevo già che il nostro, Premier, il nostro scusato, segretario federale Matteo Salvino, che è ministro, sta lavorando su questa, su questa cosa, sta mettendo il massimo impegno. Il mio voto di astensione è, stato, è palese, è stato un segnale chiaro al PD, il quale più volte ho sottolineato anche in aula che è stato un atto strumentale, perché era già prevista. Uh, si parlava di questa riunione tra il del presidente uh, dell'Anci e uh, il presidente Conte. Dunque non, non vedevo le modalità lì, le, e la causa per la quale doveva arrivare in aula quest'atto. Uh, la cosa più, secondo me, più scandalosa è um, l'arroganza di alcuni consiglieri uh, del PD. Uh, non uh, la qui presente collega Carla Casciani, anzi una grandissima uh, donna, ma soprattutto qualcuno che come me viene dalla provincia o meglio dalla città di Terni. Perché prima di parlare bisogna sapere, bisogna guardare, bisogna informarsi, perché eh, vi dico che il Comune di Terni ha un buco da 170 milioni di euro, parto anche da qui, no? Con quel buco se non era stato creato altro che piano di periferie, ricostruivamo quasi una città, in senso metaforico. Se potevo fare mille cose, dunque già parte da qui la responsabilità. Sono stato accusato in aula di dire stupidaggini, ma io vi leggo, proprio ve lo leggo, l'articolo che è uscito l'altra notte, l'altra mattina, inerente proprio al piano di periferie e all'incontro tra il presidente Anci e il presidente Conte. Questo semplice passaggio, che non lo dice Fiorini, ma è scritto su Repubblica: abbiamo una soluzione. Il principio è salvo, scusate, cosa, eh, cosa, il principio è salvo. Beh, in sintesi diciamo, è quello che c'è no, no, un, un, per... no, un passaggio fondamentale, ne... i fondi sono tutti saldi, il prossimo del governo la prossima settimana come diceva prima anche eh, lei, ma la cosa eh, che volevo evidenziare è questa, attraverso la conferenza unificata cercheremo di recuperare quei 800 milioni che sono oggetto di una sentenza della Corte. Costituzionale. Quello che io ho detto in aula e quello che ho sottolineato dicendo perché questo documento non poteva essere portato in aula e neanche votato. Oltre, è arrivato in aula in modo proprio, diciamo così, eh, nascosto, proprio messo là all'ultimo secondo. La cosa che mi dispiace è che sono caduti in questa trappola anche qualche collega dell'opposizione. Eh, Casciari, questa è la versione chiaramente del capogruppo della Lega, del resto quello che diceva prima e l'impegno del Presidente del Consiglio Conte Collanci l'abbiamo letto lo leggiamo su tutte le agenzie di stampa e i quotidiani, ecco oh, la mozione era per chiedere no, proprio alla, ai parlamentari umbri eh, il loro intervento per il ripristino dei finanziamenti dei bandi appunto del piano periferia che riguarda Perugia e Terni. Intanto, diciamo che il consigliere Fiorini dovrà spiegare poi quanto ha fatto in aula al suo sindaco Aterni, perché lo stesso sindaco ha chiesto con un appello accorato che questi fondi, che lo ricordo, sono 16 milioni per la periferia di Perugia, nello specifico zona Madonna Alta, Fontivegge, Bellocchio. Quindi, una zona che aveva bisogno di un sostegno e che il comune di Perugia, con la responsabilità di chi governa, eh, al di là poi dei colori politici, ha, eh, diciamo, ha, ha vinto nel senso che accesso, ha ceduto a un bando e l'allora governo Gentiloni ha concesso eh, sul bando periferie 16 milioni a Perugia e 14 milioni a Terni. Quindi sono risorse importanti, sono risorse per infrastrutture, ma anche per eh, servizi che riguardano la sicurezza. Ecco, quindi la Lega, e eh, il consigliere Fiorini lo dovrà spiegare ai, anche ai cittadini che giustamente chiedono. Più sicurezza, lo abbiamo visto anche eh, alle ultime consultazioni elettorali: ha una grande responsabilità, non solo quella di respingere i barconi, l'ho detto in Aula, eh, o le navi, ma anche eh, invece di impegnare economicamente parti dei bilanci eh, del, del governo e dello Stato. Eh, è stata un'occasione persa. Mi dispiace appunto. Eh, ieri è stato purtroppo alla Camera eh, blindato il mille prorogo e per cui questo accordo è andato di nuovo con eh, è, andato, è, è volato di nuovo, non ci sono certezze per i comuni, eh, la preoccupazione dei sindaci, tutti al di là dei colori politici, torno a ripeterlo, anche la nostra mozione in aula eh, è stata con la responsabilità di chi. Ha bisogno di eh, servizi, di infrastrutture di dare risposta ai cittadini. Quindi queste risorse servivano a Perugia, servivano a Terni. Ora col decreto, il prossimo decreto utile, molto, molti comuni purtroppo perderanno i progetti esecutivi. Il progetto esecutivo vuol dire che è un progetto che è già parzialmente finanziato. Il comune di Terni e il suo sindaco che è in dissesto ha chiesto a mani giunte che appunto vengano eh, ricostituiti que questo, questo gruzzoletto perché appunto il predissesto del comune di Terni ma anche di altri comuni eh, metterebbe veramente in crisi eh, le città stesse e anche le amministrazioni dei sindaci. Fiorini vuole ribattere, poi io lasceremo l'altra la, la, replica sì, 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 a, a Carla Caccielli. Sì, sì. Io rispondo... Alla consigliera Carla Casciari, che mh, le dichiarazioni del sindaco Eterni sono state strumentalizzate, e lui voleva, uh, voleva dire tutt'altro. Dico, questi sono vecchi progetti, cioè vecchi della vecchia amministrazione. Eh, bisogna anche vedere come sono stati redatti. Eh, chiudiamo l'argomento, Casciari. Con lei, ecco, controreplica, chiamiamola così. Beh, vecchi Non penso che siano vecchi progetti. Le convenzioni sono state firmate a dicembre 2017, il Comune di Perugia ha approvato gli ultimi tre progetti esecutivi ieri. Quindi, ieri proprio la giunta, quindi vecchi non sono, sicuramente sono molto attuali perché, appunto, riguardano la riqualificazione delle periferie. Non parliamo eh, di nuove cubature, non parliamo, parliamo di riqualificazione, che è un tema credo, che credo sia caro a tutti. E, e parliamo di sicurezza urbana, non solo quindi, eh, appunto, di vivere le città, di vivere le periferie. E credo che sia un interesse che, come ha dimostrato. Il governo Renzi e il governo Gentiloni vanno al di là delle appartenenze politiche e in questo credo che il governo abbia fatto un grosso, grosso scivolone. Allora staremo a vedere, eh, c'è questo impegno del presidente del Consiglio, chiaramente poi le posizioni sono diverse tra la Lega e il Partito Democratico. Staremo a vedere come si concluderà questa. Questa vicenda sicuramente è importante, Fiorini, per sia il Comune di Perugia sì, sia il Comune di Terni, perché sono risorse. Sono, poi, sabato, Romizi e Latini volano insieme faranno il punto della situazione anche loro. Bene, andiamo avanti e cambiamo argomento. Parliamo di lavoro, parliamo di lavoro giovanile. È stato presentato ieri, dopo che lo stesso lavoro è stato fatto qualche settimana fa, in giunta. Eh, il, eh, il programma lavoro Umbia attiva 2018. Cos'è il programma lavoro Umbia attiva 2018? Diciamo che è un quadro organico di interventi politiche attive come risposta alle criticità occupazionali puntando su formazione e innovazione tecnologica. Ci sono oltre 30 milioni di euro per il 2018, meglio 32 milioni da utilizzare per accompagnare la ripresa economica e l'occupazione. Un documento che ha presentato in commissione l'assessore Fabio Paparelli. Casciari. Beh, credo che sia il secondo atto di un, uh, di un programma importantissimo che riguarda il lavoro in Umbria, soprattutto il lavoro dei giovani, e, da una parte, e dall'altra parte di chi è uscito dal mondo del lavoro e dall'altra ancora un altro pezzettino dedicato alle imprese per facilitare l'assunzione. Eh, lo ha ricordato lei, sono 32 milioni, eh, fino adesso sono stati presi in carico, in carico con i programmi di politiche attive del lavoro 25 mila giovani con un impegno finanziario di quasi 50 milioni eh, di euro. Eh, conta questo programma di prenderne in carico ulteriori, quindi arriveremmo quasi a 50.000 50 persone in Umbria prese in carico. Ci sono percorsi importanti di riqualificazione di chi è uscito dal mondo del lavoro, ma anche strumenti per creare nuove imprese. Faccio riferimento alle grandi crisi industriali, eh, faccio riferimento appunto a quelle aziende con più di 100 eh, persone che sono uscite, che hanno, avranno degli strumenti per rimettersi in, diciamo, in moto, eh, così come tanti nostri giovani che avranno opportunità sia di tipo formativo ma anche esperienziale. Parlo dei, dei tirocini eh, extracurricolari retribuiti che grazie a queste risorse, che lo ricordo, sono eh, risorse del Fondo Sociale Europeo, quindi eh, anche qui le nostre posizioni sono molto diverse perché credo che per noi eh, il supporto dei fondi comunitari quindi dell'Europa sia fondamentale anche nel tema dello sviluppo e del lavoro e eh, questo, questo impegno così forte credo che ce lo dimostri. È operativo, sarà operativo dal 24 settembre alle ore 12 online perché appunto le procedure saranno essenzialmente online ma anche presso i centri per l'impiego dove ci, ci, sarà, ci uh, sarà la possibilità di avere l'assistenza tecnica nel caso diciamo Bene, ce ne sia bisogno benissimo diciamo questo progetto questo programma suddiviso in cinque misure le ricordo giovani, adulti, diplomati e laureati imprese e reimpiego Fiorini la vedevo un po' di dubante mentre illustrava questo, questo programma ma... sì sinceramente sono preoccupato preoccupato per quale motivo? Ben venga se si riesce a portare avanti questa, questa iniziativa, ma bisogna vedere qual è lo scopo finale, se è per introdurre un giovane o qualcuno che ha perso il lavoro per sei mesi nel mondo lavorativo e poi ritrovarsi come stava prima, secondo me non c'è non non senso, è insignificante, bisogna creare lavoro, il vero lavoro, ma il vero lavoro si crea portando imprese pure, aziende facilitando anche l'apertura di nuove eh, realtà, cosa che qui in Umbria non avviene. Abbiamo la crisi dell'Ex Novelle, abbiamo la crisi della San Gemini, abbiamo la crisi del, uh, della Perugina. È una realtà uh, veramente preoccupante. Dunque, eh, il fatto poi che eh, si devono recare all'ufficio eh, dell'impiego per, per lavoro eh, online, forse io vi consiglio di eh, far eh, passare tutto attraverso il web, perché l'ultima volta che raccoglievano oh, richieste, o meglio che la gente si presentava agli uffici per gli impieghi, c'era un cartello che diceva massimo 25 persone e non oltre. Dunque significa che la situazione, che anzi la struttura... Del centro per l'impiego è gestita non male, malissimo. Questa è una riflessione che lancia anche l'assessore Paparelli, che ultimamente di danni secondo me ne ha fatti discreti abbastanza. Dunque, io spero che questo dia un futuro um, diverso dalle varie situazioni, sei mesi e poi punto interrogativo, dobbiamo creare stabilità, questo è un lavoro stabile in verità il Paparelli ha sottolineato questo fatto, no? Nella audizione dicendo della preparazione, oh, nuova preparazione, preparazione. E soprattutto, ecco appunto eh. una nuova struttura che possa rispondere alle esigenze senza ripercorrere Sen, ecco. ah, il consigliere ecco. la conoscerà no, no, perché certo. abbiamo già me, parlato me, in no, commissione e no, no, anche allora, allora, io non appartengo alla prima commissione eh. Okay. Però l'ho seguita, passata anche in seconda perché il testo è stato votato, è stato discusso in prima commissione. Abbiamo creato un altro carrozzone. Allora, cara, car 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 eh, eh, aspettiamo, donentriamo, donentriamo eh. aspettiamo, in un altro aspettiamo di vedere che farà il governo. Su questo tema e Assicur anche per le grandi crisi industriali che purtroppo sì, eh, stiamo no, vivendo. Stiamo registrando in questi grande. minuti, esatto, credo vedremo. il Ministro Di Maio sia proprio sia ad incontrare i, i dipendenti della Tagina perché nella sua visita stiamo registrando oggi è il 13 eh, di eh, settembre. Eh, per cui eh, anzi scusate, oggi è il eh, 13 settembre, assolutamente sì. Mi mancava un giorno. Allora, eh, chiudiamo anche questo discorso della formazione, di de, de, de questi interventi per l'occupazione e anche diciamo l'innovazione tecnologica, perché poi fa parte per le imprese, insomma, fa parte di questo pacchetto. Chiaramente anche qui due, eh, come dire, due eh, riflessioni diverse tra Carla Casciari ed Emanuele Fiorini. Ma c'è tutta questa distanza tra Lega e il PD, Fiorini eh, io credo che. Il PD ha governato in modo proprio in modo sbagliato, Sono fatte scelte, non voglio dire responsabilità, ma fatte scelte, eh, secondo me, distanti, distanti dal, dal popolo, dalla gente. Ormai è eh, un partito che si era chiuso nei palazzi e non ascoltava le esigenze della gente, delle persone, e soprattutto eh, mi dispiace dirlo, ma questa secondo me è la realtà: eh, seguiva gli interessi degli amici e si è dimenticato di tutto il resto della esatto, popolazione. Una parentesi politica, Carla Casciani: in un minuto, perché in un minuto Io detto. sono per rispettare la democrazia, quindi credo che il popolo italiano abbia espresso un voto. Eh, lo rispetto in modo pieno, ora però c'è appunto da governare che è un po' diverso che la protesta, eh, la propaganda elettorale è finita e eh, quindi ci aspettiamo di vedere come purtroppo diciamo, non si è visto ancora. Eh, di, di capire come mantenere le promesse elettorali. Io mi auguro per il bene dell'Italia, appunto io voglio bene all'Italia come voglio bene all'Umbria, come voglio bene a Perugia, eh, quindi credo che appunto ci debba essere una responsabilità quando si amministra la cosa pubblica. Eh, questa responsabilità, come dire, eh, comporta delle scelte. Eh, premetto che credo che sia un governo un po' assortito dal punto di vista appunto di ideologie, eh, però mi auguro che vengano fatte queste scelte nel bene dell'Italia. Eh, considerando sempre che c'è una parte che è quella economica eh, che ha bisogno di eh, strutturazione ma soprattutto di essere coi piedi ben per terra quindi eh, questo se l'aspettano le imprese se l'aspettano i cittadini poi anche il pd sicuramente ha fatto i suoi errori eh, eh. diciamo come questa fase di meditazione eh, ci servirà servirà anche a noi eh, ma siamo certo diametralmente su Posizioni diverse. Vogliamo fare un punto sulla situazione, diciamo anche dal punto di vista della ricostruzione post-sisma 2016. È in atto la, diciamo, la discussione, il confronto sulla legge regionale per la ricostruzione. In seconda commissione ci sono state molte audizioni, diciamo che dovrebbe andare a conclusione tra qualche settimana. Qualche diciamo, critica arriva dagli ordini professionali, eh, però mi sembra che eh, vengano ascoltati abbastanza per poi cercare una sintesi anche in questo caso. Eh, Carla Casciari, è una buona legge quella che è in discussione. Dunque, ehm, credo che sia stata molto abbastanza partecipata dalla Giunta, eh, certamente gli ordini sono critici su alcuni temi, soprattutto il fatto che la legge abbia considerato nei percorsi di ricostruzione, che lo ricordo è una ricostruzione non solo fisica degli edifici, ma vuole essere anche una ricostruzione sociale ed economica, ma anche un diverso modo di pianificare eh, il territorio che comunque rimarrà un territorio ad alto rischio sismico. Quindi penso alle delocalizzazioni, penso anche alla possibilità di utilizzare degli annessi solo in alcune aree ad uso abitativo, quindi la possibilità di eh, modificare eh, l'area di sedime e quindi diciamo magari modificare il numero di piani e eh, pensare di allargarsi su un altro terreno. Quindi lavoriamo in un eh, terreno un po' eh, difficile che va dalla eh, diciamo, riduzione del rischio in senso ampio che non, però non cada nella deregulation, quindi il tema è questo, preservare il territorio ma dare garanzie a tutti perché appunto eh, la ripartenza di quei territori garantisca anche una, um, una protezione dal rischio sismico, quindi penso a edifici eh, che purtroppo eh, hanno subito anche qualche problema di tipo giudiz giudiziario, cioè quindi edifici che possano servire appunto al ricovero eh, sociale, tra virgolette, nel caso di emergenza, eh, così come a edifici eh, privati e anche pubblici eh, che eh, soprattutto sui 4-5 comuni del cratere eh, preservino da ulteriori rischi e quindi abbiano comunque una struttura che conviva eh, col, col terremoto, che possa convivere col terremoto. Fiorini, che ne pensa di questa normativa regionale per la ricostruzione? Allora, ehm, ne abbiamo discusso in commissione e io ho sostenuto e sostengo il fatto che è un documento troppo pesante, formato da troppi articoli, se poi lo confrontiamo anche al documento che avevo fatto per la ricostruzione dell'Emilia Romagna si eh, svolgeva in 14 articoli, se non erro, il nostro ne contiene quasi 72. Dobbiamo andare incontro alle imprese e velocizzare, per velocizzare la ricostruzione, cercare di, di eh, alleggerirlo. Tant'è che in commissione ho chiesto anche un nuovo incontro tra ehm, i tecnici eh, e eh, delle, ehm, delle associazioni di categoria e i tecnici regionali per trovare una soluzione e snellire, snellire questo, questo testo. Come eh, ritengo più opportuno che eh, a gestire eh, tutte le ricostruzioni siano i comuni interessati dal terremoto e non un ente eh, regionale che, eh, che gestisce la situazione, perché ogni realtà... Eh, diversa, ogni comune ha delle priorità e eh, anche perché conosce mh, sicuramente in modo migliore la situazione del proprio, del proprio territorio allora eh, così per informazione lunedì 17 verranno inaugurate due strutture commerciali eh, a Norcia e poi subito dopo una ampia parte del cosiddetto Delta deltaplano di Castelluccio Castelluccio che è un punto di riferimento è stato anche un simbolo no, di questo terremoto, di questo sisma Dell'ottobre 2016. È una parte di territorio di grande rilevanza anche per il turismo, no? per le peculiarità stesse di quel territorio, gastronomiche ma anche artistiche, culturali, storiche. Casciari, quando rivedremo, insomma, queste, secondo lei, la Valnerina nel suo splendore? Quando la rivedremo? Ma intanto dal punto di vista turistico c'è diciamo, già stata una ripresa eh, grazie anche a un, a un forte sforzo dei, degli imprenditori locali, del, dei commercianti insomma, della, e anche della popolazione che veramente non si è lasciata così travolgere eh, da questo da questa, da quest ulteriore brutto momento. Eh, credo che adesso con la sistemazione eh, diciamo intanto di, tutta, di tutte le, eh, le SAI, quindi le casette, eh, e la, la, che ricordo, oh, mi sono portato i numeri perché così magari eh, ricordiamo anche eh, l'entità, ad agosto 2018 la popolazione assistita ancora eh, sono eh, 7.412 persone, quindi ancora tante persone tra le casette e l'autonoma sistemazione che... Eh, Diciamo, come dire, hanno bisogno di un, di un supporto, eh, sono eh, state consegnate tutte le casette. Eh, avuto, hanno avuto la giunta eh, circa 400 richieste di delocalizzazione temporanee delle attività produttive. Quindi, queste 400 imprese che chiedono comunque che stanno procedendo al deltaplano, ma anche altri negozi fuori eh, da Norcia, eh, ci mostrano che comunque c'è la volontà di ripartire e la, il disegno di legge eh, prevede anche una parte di ricostruzione sociale ed economica, quindi non solo regole urbanistiche ma anche un percorso di crescita con risorse dedicate. Eh, diciamo piuttosto importante è il recupero delle attività ricettive perché come dice il sindaco di Norcia le presenze sono tantissime però i pernottamenti, chiaramente i posti letto sono diminuiti drasticamente, no? Dalla, per cui bisogna eh, e si sta lavorando, diceva lo stesso sindaco di Norcia proprio su questo. Fiorini, per chiudere questo argomento. Ma io... Io credo che Norcia, che le zone Castelluccio ritorna, ritorneranno a sorridere quando la Lega sarà il governo della regione, cioè tra, brevi, tra pochissimo tempo. 2010, insomma, sì, ma forse, forse anche prima, perché il PD è in crisi, crisi. Perché no, già c'è la crisi interna: eh, hanno già litigato per sei mesi per spartirsi le poltrone tra Bocci, Marini. Dunque, eh, e questo ha fatto perdere del tempo comunque anche per la ricostruzione, perché comunque a due anni dal sisma Castelluccio ancora ci sono le macerie, questo è drammatico. E alcuni comunque sono rimasti eh, lì. Eh, fuori diciamo da qualsiasi, non hanno sentito ragioni di nessuno, volevano rimanere nel loro posto natale, sono rimasti eh, lì anche per l'età che avevano e con tanti dei rischi, dunque anche mh, questa è una grande ammirazione nei loro confronti da parte mia, però ecco, per tornare a sorridere, rivedere la luce, le zone colpite dal sisma in Umbria, abbiamo aspettato lì al governo, come, come le infrastrutture, come il treno, la ferrovia da Ponte San Giovanni Delli, l'altro giorno lo chiamavano. Ma c'è un argomento e come vedete, purtroppo, non, non riusciamo a trattarli tutti. Fiorini, parliamo di politica, abbiamo un minuto appena. L'esperienza con i 5 Stelle al governo nazionale potrebbe essere un'esperienza da eh, esportare anche in altre eh, realtà territoriali, periferiche, mi riferisco Ma... anche se vuole alla regione, insomma. Ma eh, io mh, con 5 Stelle no, ho un buon rapporto, ho alcune cose eh, le condivido, altre meno, eh, ma non ho avuto mai eh, nulla da dire. Sui territori, indubbiamente, sono le persone che fanno anche la differenza, dunque bisogna valutare altre cose. un centro-destra ma, unito, insomma. ma io, questo saremo a vedere eh, successivamente, eh, Casciari, eh, Zingaretti o Renzi? <ride> Ma io credo che, non lo so, sto vedendo e sto capendo che cosa c'è all'orizzonte, ancora insomma il nazionale non ha ben, diciamo, non ha ben riassettato eh, la, la meditazione eh, sono un attimo sto guardando diciamo eh, sono in attesa come ho chiesto a Fiorini eh, <ride> con i 5 selo allora, chiedo, chiedo a lei rispetto alla regione avranno quasi due anni per dimostrare quanto sono bravi a governare quindi saranno gli elettori che diciamo giudicheranno eh, io mh, ho già accennato prima eh, vedo questo governo giallo verde già in difficoltà da appena otto sì, mesi ma, no, tra, siccome siamo la mia sì. domanda è un'altra. Ah, Nel scusi. 2020 il Partito Democratico con una sinistra unita oppure Beh, credo che, no, no, non... credo sì. che <ride> abbiamo bisogno di una forza europeista e non populista. Abbiamo bisogno di una forza di centro-sinistra e non certamente eh, di estremismi che abbiamo, ahimè, eh, visto in questi otto mesi di governo. Bene, finiamo qua Fiorina, non abbiamo altro tempo purtroppo mi piacerebbe molto parlare di politica fare una trasmissione di 30 minuti e parlare di politica di, di, di programmi di, di coalizione o altro ma non abbiamo tempo per farlo grazie a Carla Casciari del Partito grazie. Democratico vicepresidente del Comitato per il Controllo e la Valutazione tra l'altro da qualche minuto ci sarà una riunione molto importante dove si parlerà di resoconti sanitari, a livello di sanità Grazie a, uh, Grazie a voi, Emanuele Fiorini della Lega, capogruppo della Lega e vicepresidente della seconda commissione. Grazie a voi per averci seguito, buona settimana.